In questo video tutorial vorrei illustrare l'utilità di Flickr per l'uso didattico. Flickr è una piattaforma dove possiamo trovare immagini, quindi trovando anche imparare. Troverete molti fotografi che mettono a disposizione le loro foto, alcuni li offrono con la licenza Creative Commons, altri mettono il copyright, ma possiamo comunque sempre chiedere di poter utilizzare le immagini. Ma non solo possiamo trovare immagini, possiamo anche caricare le nostre immagini. Flickr offre uno spazio di 1000 GB, ovvero 1 TB di spazio, con delle modalità per poter anche organizzare le nostre foto. La prima cosa che vi suggerisco in Flickr è di avventurarvi nella sezione Esplora. Qui potete imparare dagli altri. Potete trovare foto di professionisti di tutto il mondo e se osservate le licenze che loro hanno messo a disposizione, potete anche spesso utilizzare le loro foto. Quando troviamo una foto su Flickr o anche in altri posti con i diritti riservati, copyright riservato, non è detto che non potremo utilizzare. In questo caso vi suggerisco, come ho fatto qua tramite la chat, di chiedere all'utente. Quindi voi lo vedrete anche che Maria poi mi ha risposto che lo posso utilizzare. Questo è un suggerimento anche per i nostri studenti. Una volta che avete creato il vostro account di Flickr, vi suggerisco immediatamente di curare un po' la vostra pagina di profilo. Inserite, fate capire che siete docenti, così quando chiedete ad altri utenti di poter utilizzare le loro foto, vi possono anche un po' individuare come persona e con le vostre intenzioni. Non solo, ricordatevi sempre che le vostre pagine di profilo, nel momento in cui decidete di condividerlo con i vostri studenti, diventano anche un esempio. Ogni contenuto che condividete su Flickr può essere impostato con una privacy diversa e quindi con un po' di attenzione Flickr vi offre davvero una protezione di privacy molto particolare, anche di condivisione mirata. Ogni foto che viene condivisa su Flickr inizialmente è privato e visibile soltanto a te. E quindi ricordatevi di ogni volta di aprire secondo le diverse impostazioni e rendere accessibile i vostri contenuti, incluso anche le diverse opzioni per la condivisione. Ogni utente ha la possibilità di creare una galleria mostrando le sue foto preferite, poi avete la possibilità di creare un album con le vostre foto tematiche, organizzate per argomento, per luogo visitato, e poi avete la possibilità di esprimere, di indicare le foto degli altri utenti con un like e questo crea l'album che si chiama in questo caso Fave, sono i vostri preferiti. Molto utile anche quando volete ritrovare velocemente delle foto che avevate in mente di utilizzare per qualche progetto. Per caricare una foto del nostro device, prendiamo la nuvola, l'icona in alto a destra. E possiamo fare o drag and drop al centro oppure alla sinistra clicchiamo add. A quel momento selezioniamo sul nostro computer la foto che vogliamo caricare. Ecco, siamo insegnanti che condividono. La prima cosa che dobbiamo fare è dare un titolo alla nostra foto e possiamo anche aggiungere una descrizione e per fine dei tag e possiamo anche aggiungere la foto direttamente ad un album. Adesso, una volta che abbiamo scelto queste opzioni, è importante dare la licenza. Ne abbiamo diverse, delle Creative Commons. Possiamo anche scegliere il pubblico dominio, regalare la nostra foto per sempre a tutti. E dobbiamo anche digitare se la foto a chi la foto, risulterà invisibile. Questo è importante perché altrimenti abbiamo fatto tutto e nessuno potrà vedere la nostra foto. Una volta che abbiamo definito tutte le impostazioni, andiamo sulla destra in alto e facciamo
Upload Photo. Ogni utente può creare uno o più gruppi, un po' come in Facebook. L'idea di questo gruppo Italia 360 è che particolarmente docenti, ma anche studenti, condividono in questo spazio foto con la licenza del Creative Commons, quindi chi utilizzerà le loro foto dovranno dare l'attribuzione, però soprattutto questo diventa una modalità per poter creare un database per vari progetti didattici. Avere un account di Flickr come docente è molto utile perché potete creare degli album per loro o mettere a disposizione le foto, ma non solo. Potete insegnare a loro come funzionano le licenze, cosa è opportuno condividere e con chi. Ecco, adesso vi basta solo creare un account e iniziare a condividere. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e a presto, alla prossima.